una volta la bimba obbediente che sedeva in una sala d'aspetto. «Stai qui», le aveva detto il fratello maggiore, «torno subito, le biblioteche non sono fatte per i bambini piccoli». Biblioteca. E che cos'è una biblioteca? Ci sono dei bambini, non tanto più grandi di me. Girano liberamente. E dove vanno? Curiosità non è sempre un difetto. Suggerisce piccole indiscrezioni, ma consente grandi scoperte. Da cui gli esploratori piccolissimi partono per viaggi meravigliosi ed ogni volume è una tappa in un nuovo paese. È qui, è nelle biblioteche, è negli scaffali che stanno i più bei sogni degli uomini, le più belle certezze conquistate. Ci sono biblioteche polverose in tutte le grandi città, ma anche biblioteche chiare e costruite esattamente sulla misura dell'intelligenza infantile. Qui nascono definitive amicizie con la Bella e la Bestia, Cenerentola, Hansel e Gretel, Pollicino, fiabe classiche. Ma da tutti gli altri angoli della Terra, nuovi personaggi sopraggiungono ansiosi di entrare nel cerchio magico. Tutti i bambini ridono per gli stessi scherzi, si commuovono per le stesse leggende, senza neppur mettere in dubbio che le fate regnino, le bestie parlino, gli alberi camminino. C'era una volta. Le favole cominciano così sempre. C'erano una volta e ci saranno sempre questi amici. Amici fedeli, amici d'infanzia. Thank you.
predilezioni costituiscono motivo di simpatia. È buon segno preferire insieme Pinocchio a Cenerentola. Dire che si sta bene insieme, che si viaggerà insieme benissimo. Però non ci sono solo adorabili invenzioni in biblioteca. Io preferisco la tartaruga, andiamo d'accordo, e vorrei un poco di informazioni sulla sua famiglia, ce ne sono? Basta consultare la schedina. Qualunque cosa si chieda, c'è qualcuno che se lo chiese prima. Qualcuno che ha riunito in un libro la curiosità e la scienza degli uomini. Se c'è ordine in biblioteca, si trova subito tutto. Tutto sulla tartaruga. Il ragazzino saprà la storia della sua prediletta, sceglierà i cibi che le piacciono, la curerà e la divertirà come una regina. Sono accuratamente schedati i libri e le caramelle. I bambini si fidano, sanno che la bibliotecaria non succhierà di nascosto quei dolci allineati nel cassetto contraddistinti dai nomi. C'è anche il piacere di sfidare il regolamento. Due piaceri riuniti sono irresistibili. Allora, vorresti portare il libro a casa? Sei già socia? I soci hanno un tesserino così. Puoi averlo anche tu, è facile. Basta firmare qui. Thank you.
lo sai scrivere? Allora scrivilo. Ma forse è meglio che ti eserciti prima. Vieni. Hai quel che si dice la firma illeggibile. Devi almeno imparare come si scrive il tuo nome. Per leggere, per conquistare questo incantevole regno. Conosci già di vista i tuoi futuri idoli, tanto sono celebri. Ma Andersen diede un'anima alla piccola sirena, alla piccola Cerinaia. E Grimm un cuore a prodigiosi fanciulli. Pinocchio, con la sua testina, possiede un'esperienza che ti insegnerà. E però, immaginosamente ti rivelerà la vita, che è meno facile di quanto credi. Ahi, il mondo è pieno di Pulcinella, ed il gendarme non figura solo tra le marionette. Mettono le loro scoperte a disposizione delle piccole matricole. Imparando, non sono diventati più intelligenti soltanto, ma anche più buoni. I piccoli ascoltano, ma preferirebbero poter leggere da soli, sognare da soli sulle pagine. La fantasia si accende e scintilla. Ciascuno spera di arricchire un giorno questo mondo già così ricco. Sogna di diventare, chissà, una seconda Madame Curie. È il miglior sistema per diventare almeno una buona farmacista. La gloria di Beethoven è il miglior stimolo per studiare il solfeggio. Sognano di esplorare il mondo, è il miglior modo per imparare la geografia. Sogna di diventare astronomo,
È il miglior omaggio che si possa offrire nelle notti estive a Venere in cielo. E tra quanti si commuovono, si esaltano, cercano, ci saranno forse veri scienziati, veri poeti, veri filosofi, però bisogna cominciare con l'abbecedario. Una paura terribile durante l'esame, ma vuol riuscire. Vuol ottenere il suo primo passaporto e così sorpassare il confine delle terre meravigliose. Scrivendo il mio nome sul registro, diventando membro della biblioteca, mi impegno solennemente a rispettare i libri che mi presteranno. Soglia del regno ideale e ne varcò la prima porta.